Allora, Allora, lì voglio l'incontro dire, limita Davide, la insomma, risoluzione l'architettura dell'architettura delle delle differenze. differenze. Una risoluzione interessante. Interessante. Io di Io di solito solito quando quando parlo parlo ad ad un un amico amico comincio comincio parlando parlando dell'oggetto. dell'oggetto. È È un un libro libro ben ben fatto, fatto, ben ben costruito, costruito, scritto scritto in in buon buon italiano, italiano, si si legge legge molto molto piacevolmente. piacevolmente. Con Con grande grande interesse, interesse, solleva solleva diversi diversi problemi. problemi. Il Il punto punto di di partenza partenza di di Davide Davide è è prendere prendere atto atto di di questo questo carattere carattere assunto assunto dall'architettura dall'architettura nel nel mondo, mondo, non non in in Italia, Italia, ma ma in in generale generale nel nel mondo mondo dell'architettura dell'architettura contemporanea. contemporanea. Il Il produttrice produttrice un'architettura un'architettura produttrice produttrice di di immagini, immagini, immagini immagini inaspettate, inaspettate, molto molto spesso spesso spettacolari, spettacolari, molto molto spesso spesso difficilmente difficilmente comprensibili, comprensibili, perlomeno perlomeno a a prima prima vista, vista, che che hanno hanno un un loro loro fascino, fascino, ma ma anche anche una una loro loro problematicità, problematicità, nel nel senso senso che che stabiliscono, stabiliscono queste queste immagini, immagini, stabiliscono stabiliscono due due tipi tipi di di rottura. rottura. Una Una frattura frattura con con la la città, città, con con la la città città con con termine, termine, con con lo lo spazio spazio urbano urbano con con termine. termine. Di Di solito solito sono sono dei dei monumenti monumenti isolati isolati che che non non hanno hanno evidenti evidenti legami legami con con il il contesto. contesto. E E una una natura natura storica, storica, nel nel senso senso che che non non hanno hanno evidenti evidenti legami legami con con la la storia storia dell'architettura. dell'architettura. Così Così come come si si era era venuta venuta costruendo costruendo lentamente, lentamente, soprattutto soprattutto nei nei paesi paesi occidentali. occidentali. Ora, Ora, di di questa questa cosa cosa vengono vengono date date diverse diverse interpretazioni, interpretazioni, come come sappiamo, sappiamo, che che Rozzonna, Rozzonna, che che Davide Davide richiama. richiama. Uno, Uno, è è l'effetto l'effetto delle delle tecnologie tecnologie informatiche, informatiche, il il computer. computer. Il Il computer computer ci ci consente consente oggi oggi di di costruire costruire forme forme molto molto quasi quasi voglia. voglia. Possiamo Possiamo sbizzarrirci sbizzarrirci con con il il nostro nostro computer computer a a costruire costruire qualsiasi qualsiasi forma. forma. Questo Questo apre apre un un campo campo, che che non non è è solo, solo, non non è è solo solo un un campo campo di di ricerca, ricerca, effettivamente, effettivamente, di di uscire uscire da da forme forme che che erano erano state state tradizionalmente tradizionalmente costrette costrette dalle dalle tecniche tecniche costruttive e costruttive e anche anche da da una una certa certa idea idea di di che che cosa cosa dovesse dovesse essere essere l'architettura. l'architettura. Quindi Quindi da da una una parte parte l'effetto l'effetto che che ancora ancora non non riusciamo riusciamo bene bene a a valutare, valutare, che che sappiamo sappiamo perché perché nei nei nostri nostri studi, studi, nei nei nostri nostri studi studi si si producono producono quantità quantità di di forme forme insolite insolite con i con i computer. computer. Ognuno Ognuno di di noi noi si si è è esercitato a esercitato a fare fare questo. questo. Dall'altra Dall'altra parte, parte, un'interpretazione un'interpretazione ancora ancora più più banale banale ma ma molto molto diffusa diffusa nel nel pubblico, pubblico, che che questa questa sorprendente sorprendente produzione produzione di di forme forme sia sia dovuta dovuta soprattutto soprattutto a a una una ricerca ricerca di di visibilità visibilità da da parte parte dei dei singoli singoli architetti, architetti, sia sia una una sorta sorta di di esibizionismo. esibizionismo. Le Le due due interpretazioni interpretazioni sono sono commesse commesse tra tra di di loro, loro, ovviamente, ovviamente, ma ma c'è c'è una una sorta sorta di di esibizionismo esibizionismo degli degli architetti. architetti. Questa Questa è è un'interpretazione un'interpretazione molto molto più più maligna, maligna, se se si si vuole. vuole. Primo Primo perché perché accusa accusa gli gli architetti architetti di di essere autocentrati, autocentrati, di di avere avere un un approccio approccio autoreferenziale autoreferenziale eccessivo. eccessivo. Secondo, Secondo, perché perché cerca cerca di di spiegare spiegare la la marginalizzazione marginalizzazione dell'architetto dell'architetto nella nella società società contemporanea, contemporanea, che che è è un un altro altro fenomeno fenomeno evidente, evidente, appunto appunto con con questo. questo. Avrete Avrete voluto voluto esibirvi, esibirvi, vi vi siete siete gratificati gratificati del del termine termine artistare artistare e e ecco ecco le le conseguenze. conseguenze. Siete Siete considerati, considerati, nella nella migliore migliore delle delle ipotesi, ipotesi, in in modo modo analogo, analogo, uno uno stilista, stilista, nella nella peggiore peggiore delle delle ipotesi, ipotesi, un un
in modo analogo pubblicitario, grafico. Molti anni fa, seconda metà degli anni 70, io ho scritto un saggio introduttivo, una mostra, che si occupava appunto di questo, delle nuove architetture, ma allora non aveva ancora i fenomeni Libeschi, Zadig, in Italia Fuchsas, eccetera, in Cognim e Blaude, quello che tu citi nel tuo libro. E dicevo, attenzione, ridurre l'architettura puro design, dell'oggetto, contro il funzionalismo, contro l'impegno civico, contro l'architettura degli anni precedenti, c'è una deriva. E questa cosa è molto diffusa nell'opinione pubblica. Ora, quello che a me ha sorpreso il tuo libro è uscito quasi contemporaneamente un altro libro di Domenico Mendola. Domenico Mendola è un sociologo, insegna a Firenze. Il libro di Domenico Mendola si chiama Il brusio delle città, è una frase di Calvino, come noto. Cioè, due libri che non sono strettamente di storici dell'architettura. Spero che tu non ti offenda se dico che tu non sei uno storico dell'architettura. Ma già Domenico Mendola non lo è, di sicuro. Che però hanno avuto bisogno di dire. Dunque, il libro di Gian Domenico Mendola si occupa soprattutto della cosa dicono le architetture. L'architettura parlante, eccetera, cosa dicono? Qual è il messaggio dell'architettura? L'architettura contemporanea non mi interessa questo, ovviamente. Tutti e due questi libri, il tuo e quello di Gian Domenico Mendola, hanno avuto bisogno di ripercorrere la storia dell'architettura, tua addirittura dalla Grecia antica oggi, di ripercorrere la storia dell'architettura in modo diverso, inabituale, non è un modo solito nel quale si scrive la storia dell'architettura. La tua ipotesi, la tua idea è che in fin dei conti l'architettura come produttrice di immagini non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno molto antico, e che il problema non è quello di dire l'architettura produce immagini, quasi solo immagini, il problema è dire quali immagini produce e perché. E che cosa è cambiato nei vari periodi della produzione di immagini. E tu giustamente metti al centro della tua riflessione la prospettiva, le varie forme della prospettiva, però. Non solo la prospettiva rinascimentale, ma ancora la prospettiva come nasce in epoca romana, c'è questo bel passaggio sulla volta, eccetera, che sostituendo l'architrave del sistema trilittico cambia il punto di vista, obbliga un punto di vista centrale, obbliga un punto di vista nel quale l'interno e l'esterno si congiungono, eccetera. Sono osservazioni estremamente interessanti quelle che fai. In alcuni casi non sono del tutto nuove, devo dire, ma però sono estremamente interessanti. E segui. Sì, questo itinerario che è allo stesso tempo l'itinerario dell'architettura e della rappresentazione dell'architettura, non disgiungendo mai l'architettura, la rappresentazione dell'architettura e ragioni di quella rappresentazione. Se dovessi fare un po' una critica al tuo libro, direi che c'è un po' troppo spazio all'architettura carceraria. A mio modo di vedere, a parte il fatto che Bentham aveva inizialmente pensato come architettura scolastica,
avevo un professore, era il rettore della loro scuola, eccetera. Il fratello di Bentham che aveva le concessioni per le carceri. Ma secondo me purtroppo faccio dedicato alla struttura della carcere, dell'organizzazione, però la struttura è un'analisi molto foucaultiana quella che fai, anche se non è solo Foucault, però c'è un punto molto importante quello che tu sollevi, il fatto che l'architettura ha un rapporto intimo nel senso stretto del termine con il nostro corpo. Quindi il carattere corporale dell'architettura è un elemento assolutamente fondamentale del rapporto con il nostro corpo che punta nel tempo. Il rapporto che col corpo che avevano gli antichi greci, i romani, il Medioevo soprattutto, eccetera, non è lo stesso rapporto che abbiamo oggi con il nostro corpo. E naturalmente, ultima osservazione che faccio, naturalmente il rapporto col corpo cambia a seconda di come la società è interpretata da ciascun individuo, da ciascuno di noi. In una società che l'odierna, completamente individualizzata, in cui ogni individuo è un soggetto ed un corpo che esprime domande specifiche, desideri specifici, sogni specifici, eccetera, dobbiamo attenderci anche che ciascun individuo faccia riferimento ad immagini proprie e diverse e molto differenziate da quelle degli altri individui. Da questo punto di vista la tua analisi mi sembra estremamente interessante, mi sembra un libro che chiarisce alcuni aspetti della contemporaneità in senso vasto. Poi per farti dei complimenti posso anche dirti che il libro è molto colto, i riferimenti sono molto importanti, molto corretti, eccetera. Se lo si giudica da un punto di vista accademico, io non posso mai dimenticare che sono professore, insomma, un peso, non lo so se ha letto, dibattuto, discusso, i libri oggi hanno un destino abbastanza strano, però è un libro che darei da leggere agli studenti e farei diventare oggetto di dibattito tra gli studenti e i colleghi. Naturalmente c'è un rischio. Prima che il tuo libro venga inteso come un inno, c'è una certa ambiguità nel tuo libro. Il tuo libro venga inteso come un inno a queste nuove forme che ci vengono proposte e nei confronti dei quali rimaniamo tutti leggermente interdetti. In questo momento io ho a che fare con una pittura di Zadid estremamente interessante come oggetto, estremamente difficile poi da contestualizzare nel contesto in cui si trova. La stessa cosa si può dire di molte altre architetture contemporanee, e credo che il rischio che corre è quello di essere interpretato come un inno alle nuove forme di architettura. Invece secondo me è un'analisi molto ragionata, molto perplessa, che solleva problemi e che non può essere interpretata in quel modo. Ultima cosa, si vorrebbe in un libro di questo genere, ma capisco quali sono i problemi, si vorrebbe un numero maggiore di illustrazioni. Anche se tu l'hai illustrato, e almeno in alcuni casi, ma ogni capitolo secondo me dovrebbe dar luogo
un'analisi tecnicamente pertinente di alcuni progetti. Questa espressione di analisi tecnicamente pertinente non è un'espressione che viene da Benino, ma cioè di smontare un progetto, decostruire ciascuno di questi progetti che hanno decostruito le forme dell'architettura, cercando di lo fai in un caso solo quando dici ma questi sostengono che questa struttura è meno costosa di una struttura tradizionale, invece in realtà forse non è così. Ecco, forse sarebbe interessante che si andasse a vedere, in alcuni casi io stesso ho avuto molti dubbi di dire ma dal punto di vista strutturale sono logici questi edifici, perché mai Non che logico sia solamente il sistema critico, ma però magari lo scriverai il prossimo un'analisi tecnicamente pertinente di questi progetti, uso dei materiali, come questi progetti rispecchiano alcuni obiettivi che oggi sono assolutamente all'ordine del giorno: risparmio energetico, perennità dei materiali che vengono usati, possibilità di essere riciclati, e di seguito. Su questi terreni io ho l'impressione che molte di queste architetture siano particolarmente deboli, però non ne accusano nemmeno tanto, perché questi sono temi che sono venuti fuori negli ultimi anni, quindi sono temi molto recenti, ciascuno di noi è vittima del proprio tempo. Bene, bravo, mi è piaciuto il tuo libro. Dimmi.